Un Barletta troppo morbido esce sconfitto dal comunale di Palma Campania. Vince la Palmese 3-1, puntoriere e potenza, lanciano i rossoneri, accorcia la Monica, chiude i conti Silvestro. Grimaldi conferma 10 undicesimi della squadra che ha battuto il Fasano, soltanto Dorsi per l'Aquino in difesa. Ciullo deve rinunciare allo Bosco e sceglie Sepe e la Cassia sugli esterni. Davanti torna Caputo con Diaz e Pulina. Primo squillo dei campani con Magliocca che al quarto non inquadra lo specchio. All'ottavo risponde il Barletta con Diaz che scalda i guantoni di Raffaelli. Al quarto d'ora, chance importante per puntoriere, i biancorossi evitano il peggio sul colpo di testa del centravanti avversario. Al 28esimo lo stesso puntoriere fa centro, la Palmese va in vantaggio sugli sviluppi di un corner nonostante il tentativo di Sapri. Reazione del Barletta al 35esimo, tiro cross di Pulina controllato da Raffaelli. Un minuto dopo il portiere sbaglia il rinvio, Diaz e Caputo non ne approfittano al meglio e la conclusione successiva è centrale. Al 39esimo puntoriere spizza per Fusco, tiro strozzato. Un minuto dopo Sapri chiude su Silvestro, il duello si ripete al 41esimo con il portiere biancorosso ancora protagonista. Al 45esimo ancora puntoriere di testa, ancora neutralizzato. Ripresa al via senza cambi e subito palo di Fornaro dal limite dell'area, sulla ribattuta Diaz è in fuorigioco e l'ultima azione dell'attaccante argentino è di Mancarella che un minuto dopo lascia nel posto alla Monica in gomma. Al sesto Galdean su punizione sfiora il raddoppio rossonero che arriva puntuale al nono. Azione magistrale di Silvestro, palla per potenza che bissa il gol dell'andata e porta la Palmese sul 2-0. Il Barletta risponde al 13esimo, filtrante deviato che porta la Monica davanti al portiere, conclusione a spiazzarlo per il 2-1 biancorosso. Al 16esimo Sepe di testa sfiora l'incrocio dei pali, due minuti più tardi traversa clamorosa di Peluso in acrobazia da due passi. Al 28esimo Galdean è impreciso da fuori area, al 29esimo Sapri in due tempi su Fusco. Alla mezz'ora Silvestro in mezzo per Peluso, palla fuori, i cambi non rallentano i ritmi e al 38esimo arriva il tris della Palmese. Silvestro lascia partire una sassata sotto la traversa, Sapri battuto, il Barletta accusa il colpo e chiude il match senza ulteriori scossoni davanti a 200 sostenitori biancorossi. Il Rotonda va a +4 prima dello scontro salvezza di domenica prossima al Puttilli.